Allora, anche oggi è arrivata l'ora del pranzo, sono arrivate Sabrina e Giada e stiamo mangiando con pasta con panna e wurstel per loro e pasta con panna e straccetti di soia per me e poi ovviamente il formaggio perché con la pasta con la panna ci va assolutamente il formaggio. Ve la faccio vedere e adesso vado a mangiare perché ho una famona. Allora, questa qui è la roba che ho stirato oggi. Ne ho trovata anche da buttare e quindi l'abbiamo messa nel sacco. Possiamo tirare su quello zaino per piacere? Ma adesso io e Sabrina ci prendiamo una pausa e vi faccio vedere perché. Eccomi qui, questo smalto non riesco a mandarlo via, io non lo so. E sto preparando, cioè ho messo su, scusatemi, finito Grey's Anatomy, mi prende un occhio. Il ragù, stasera mandiamo, volevo fare gli spaghetti al ragù, che sono buonissimi, cioè proprio. E poi stavo guardando il video di una ragazza che mi è comparsa sulla home stasera e ho visto che qualcuna di voi la segue già, si chiama Alessia e mi piace perché anche lei mi sembra molto semplice, ecco. Magari io sono troppo dall'altra parte, io sono veramente troppo, troppo, cioè io mi sto trascurando a livello fisico, a livello anche di dieta, come ha notato qualcuno, non sta andando per il momento. Infatti la pancia è dovuta alla diastasi, sì, ma anche al fatto che mangio come, cioè non sto facendo la dieta, ecco. E poi mamma mia, quest'occhio. E poi niente. Adesso volevo buttare la spazzatura, la plastica, la carta qui fuori, ho messo dei bidoni, poi ve li farò vedere. Oggi in pratica non abbiamo fatto niente. Adesso volevamo attaccare un'altra decorazione. Intanto il ragù cuoce, poi metto su le pentole dell'acqua. E niente, non è che ho fatto tantissimo. Oggi pomeriggio anche ho stirato. E avete visto quanta roba, abbiamo guardato la prima puntata della 18ª stagione di Grey's Anatomy che, ecco, vi volevo dire, da oggi trovate su Disney Plus, da oggi, per me che è mercoledì, ma voi questo video lo vedete giovedì, quindi da ieri, su Disney Plus mettono una puntata a settimana. Che bello! È un'acqua fredda? Sì. Ah, ti sei messa rossetto? No. No? Hai le labbra rosse, così. Si vede il rossetto? Mamma, dov'è il telecomando? Non lo so, io sarà lì. Abbiamo guardato quindi da mercoledì 27 ottobre. E praticamente ci sono le puntate della 18ª stagione in italiano. Quindi, se a qualcuno interessa, potete andare a vedere su Disney più. Non è una sponsorizzazione, ma lo pago tutti i mesi, quindi ve lo dicevo solamente come informazione. E niente, vi faccio poi magari vedere alla fine la pasta oggi. Non abbiamo fatto niente, ho chiamato stamattina a scuola, Maurizio è passato a prendere lo sciroppo per la tosse, perché sia io che Manuel ne abbiamo ancora, siamo ancora, non farla gridare, siamo pieni di, abbiamo preso questo qui, Green Tooth, che è naturale, non è buonissimo come gusto, però è naturale e preferisco.
Ho provato il detersivo ecologico dell'Eurospin e mi sono trovata molto bene, quello in gel. Quindi se lo trovate io ve lo consiglio. Io spero di ritrovarlo perché lo ricomprerò altre volte sicuramente. Perché come vi ho detto sto cercando di fare scelte più ecologiche. Ovviamente, essendo una pazza per la spesa, ho ancora scorte di alcuni tipi di prodotti, quindi finirò quelli. Ma per altre cose, tipo appunto il gel per la lavastoviglie, che non è una cosa di cui ho scorta, ma compro adesso, cioè man mano, visto che ho trovato questo, preferisco prendere quello lì. Così iniziamo, anche perché come diceva Maurizio, sia per quanto riguarda la lavatrice, sia per quanto riguarda la lavastoviglie, visto che noi la usiamo tanto, ne facciamo tante, se usiamo prodotti ecologici è sicuramente meglio che invece usare questi prodotti che inquinano. Ecco. E poi vabbè, gli andato, ha preso anche un altro sciroppo, che però diceva che gli era dato, che è una marca nuova, che è appena uscita, si chiama GSE Tussive Said, scritto integratore alimentare in sciroppo, gluten free, sono gluten free tutte e due, per quello che prendo questi qui, perché so che li può prendere anche Gabriele. E praticamente anche questo qua non lo so se è naturale, però dobbiamo farlo perché abbiamo, io non ne ho più tantissima, però buono sì, comunque. E ho sentito anche il dottore e il pediatra e torneranno a scuola poi direttamente martedì, visto che hanno, non è ancora arrivato, visto che hanno ancora tosse, mi ha detto di tenerli, ancora raffreddore. E poi tornano direttamente martedì. E niente, adesso vado a buttare la spazzatura. Interrogo Sabrina di che materia è? Ah, di scienze. E poi metto su anche le pentole dell'acqua. E noi ci riaggiorniamo dopo.